Allora, breve interruzione telefonica. Bello, eh? Questo che cos'è qua? Plankton. Ma guardate quanto sono piccoline! Qua logicamente è riprodotta proprio la profondità. Oh, è grande sta sala! Bella questa. Queste sono quelle là velenose. Queste sono quelle là che se ti prendono con quei tentacoli lì sei praticamente morto totalmente, immediatamente. Però sta maschera come rompe un cazzo, mamma. E che rottura di cazzo sta maschera, guardate che bello. Mamma mia, che bello. Balla da mangiare tutti questi pesci, va? Curare, mangiare. Cioè comunque poi ti prendono. È vero che è caro, però non è facile, ragazzi. Non è facile. La manutenzione di un qualcosa del genere. Voi immaginate che per un anno e mezzo, guardate, cioè questi squali e queste cose come li dai a mangiare? Quindi poi devi, per darli a mangiare comunque devi utilizzare delle persone che si devono immergere questi penso che siano tonni questi qua. Bello. Allora, andiamo a vedere dall'altro lato perché ci deve stare la. Deve stare là. Vale Alice. Ma ci deve stare il tunnel. Il tunnel è quello più bello. Ah, si possono accarezzare, perché si dice. Ah, questi sono i pesciolini già. Buongiorno. Il s'agit d'un animal domestique, comme le chien et le chat. La carte coille vit uniquement dans des endroits construits par les humains. Par exemple, aquarium, bassin de jardin, mais pas à Ils sont belles, hein? Bienvenue à l'aquarium de Paris. Ah, mi dà due mozzicini. No, non dai mozzicini. C'est parce que c'est un poisson domestique que la carpe coille recherche le contact avec les humains. En voyant vos mains, elle pense que la nourriture n'est pas loin et se rapproche de vous. Alors, vous voyez, en voyant vos mains, une moustache et une barbe de dos qui servent à vous trouver facilement la nourriture. Sont belles, maman, Viens mon amour. Viens mon cher. Bello, eh? Vediamo queste cose si fanno a carezza. Oh mio, non mi domenica. Ah, ne domani. Eccola qua. Eccola qui. C'est un bambou. Si, parce qu'il faut croire que c'est la nature. Miam.
Bello, 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 bello. Ah, queste scale. Ah, eccolo là, il tunnel. E poi andiamo nel mondo. Bellissimo questo, guardate che bello. Questa è quella vasca, è tutta la vasca. Primo e secondo piano. No, è qualcosa di incredibilmente bello. Squali laggiù. Voilà. E questa è la parte più bella. Aspetta, nuovo passamento. No, ma prima era proprio tunnel. Cambiato. La natura. Bellissima. Questa poi è tutta acqua salata, ragazzi. Non è roba così. Questa è la vasca vista dall'alto. Shopping. Voilà. Non mettete pas les mains parce que je pense. Non mettete le mani perché questi qua sono i piranha. Voilà, ragazzi, è finito, ma vale la pena veramente di venirlo a vedere. A più tardi. Voilà, allora ragazzi, visita all'acquarium terminata. Vi consiglio a tutti di venire, sì. Bye bye. Vi consiglio a tutti di venire perché veramente ne vale la pena. Certamente capisco bene, 24,50 euro a persona, però sicuramente poi per i bambini c'è la riduzione, il numero di persone c'è la riduzione, quindi sarà differente, però vi assicuro che è una delle cose di Parigi che è veramente bella da visitare, ti dà proprio una sensazione di relax. Voilà. Allora, alla prossima puntata. Non so cosa andremo a fare, partiremo per Napoli, non vi so dire quando. E bacioni a tutti. Bye bye.